Lei ha appeso un cartello laggiù in fondo, all'angolo di Corso Buenos Aires. Lì, sì. Cosa c'era scritto sopra? C'era scritto testi scolastici a 30 metri con la freccia. Che... E poi cos'è successo? È successo che praticamente alle 8:30 del mattino di buon'ora c'erano due vigili proprio all'angolo qui e mi hanno detto che avevano avuto la segnalazione di questo cartello e che dovevano farmi il verbale. E questo che tengo in mano è il verbale della Polizia Locale di Milano contestato al signor Nicolantonio Partipilo, titolare della libreria di Corso Buenos Aires, articolo 4,12, per aver effettuato la pubblicità in assenza della prescritta autorizzazione, da pagare euro 412. È stato questo il gran finale della storia del signor Nicolantonio, ma come in tutte le storie che si rispettino c'è un ma. Siamo nel quartiere Porta Venezia, a due passi dalle vie dello shopping nel centro di Milano e dalla stazione centrale che porta qui molti immigrati e profughi. I commercianti fanno fatica, per combattere il degrado delle loro strade hanno chiesto da tempo una maggior presenza delle forze dell'ordine. Risultato? Vengono multati. Multe salate da recuperare tanti denari e mi chiedo perché, io non riesco a capirlo, invece bisogna acchiappare scafisti, terroristi, spacciatori. Cioè. 300 euro al pizzaiolo per non aver esposto gli orari dell'attività, 2000 al negozio di animali per un tappeto all'ingresso, 1000 al panettiere per un cornetto. L'ultima beffa è la multa da 400 euro al libraio. Sembra una burla, visto che i problemi della zona, quelli veri, sono ancora tutti lì. I problemi li abbiamo di fronte, gente che bivacca, gente che ovviamente svolge attività illecite, quindi dal contrabbando alla vendita di permessi falsi. Venditori abusivi che espongono la loro merce davanti alle vetrine dei negozi, profughi che dalla stazione si spostano qui in cerca di agganci per proseguire il loro viaggio verso Nord Europa. Strade sporche e traffici illeciti completano il quadro. È questo oggi Porta Venezia? Sì, era pieno di fruttivendoli, salumerie, eccetera, eccetera, macellerie. Mi sentivo di chiudere l'Eclair e andare via, scappare da Milano, chissà dove, no? Quindi diventavo di nuovo emigrante come sono stato. Era assurdo, il migrante che scappa dall'immigrazione degli altri,